Ciao a tutti, oggi siamo a Corerno Plinio in provincia di Lecco. Prima faremo un giretto nel borghetto, qua in riva al lago, dopo? E dopo andiamo alla Lina Cadorna, che sono una serie di fortificazioni qua sopra il monte. Sì, ci arriviamo. Il nome del paese deriva da Plinio il Giovane, magistrato dell'impero romano. Era originario di Como, ma sembra che qua possedesse una villa. Il borgo nel 1277 venne dato in feudo dall'arcivescovo di Milano Ottone Visconti alla famiglia Andriani, che qui costruirono un castello fortificato. Il borgo è molto piccolo e si gira velocemente in pochi minuti. Davanti alla chiesa vediamo le tombe della famiglia Andriani, poste qua perché un tempo sorgeva un cimitero. La terza arca invece si trovava all'interno della chiesa e venne spostata qua soltanto nel 1870. L'interno è ricco di affreschi che vanno dal 300 fino al 500. Questi tornarono alla luce soltanto nel 1966 grazie a un'importante opera di restauro. Il monumento più importante di Corerno Plinio è sicuramente il suo castello, che mostra i segni di un impianto originale di età comunale e di successive fortificazioni trecentesche. In origine il castello era integrato nel sistema difensivo del borgo, di cui, fino al XIX secolo, si conservavano ampi resti. Attorno al castello vi era un fossato che venne riempito nel 1830 quando venne costruita la strada militare dagli austriaci. Siamo nella piazza in centro paese, davanti alla fermata dell'autobus. C'è subito segnalazione per il sentiero verso le trincee. Iniziamo! Con la croce noi seguiamo il cartello complesso trincerato. Prima mi ha cazziato perché ho detto trincerato. Questa era una postazione per la mitragliatrice, dobbiamo immaginarci i soldati qua al freddo, magari con la neve, in attesa dei nemici che arrivavano. Non era una bella situazione. Da qua si poteva avere una vista incredibile sul lago e sulle strade sottostanti. Noi qua scegliamo di andare a sinistra in alto. Quasi addirittura d'arrivo al punto delle trincee. Guardate che panorama! Sai che c'è? Un'altra trincea? Sì. È già lì che vede il castello. Forse sì. È lì giù. Lì
Ma perché si chiama linea delle trincee? Si chiama così perché è stato fatto per volere di Cadorna durante la prima guerra mondiale in previsione di un attacco dagli austriaci, tutto lungo il confine qua tra l'Italia e la Svizzera. Sì, questo sasso è proprio in bilico. Qua dove c'è questo casottino si intravede sulla sinistra dei cartelli. Siamo un po' sfatti perché non eravamo più abituati. Il percorso non è lungo, c'è un bel dislivello da fare, tutto a gradoni praticamente. Un'unica pecca, effettivamente la segnaletica con i cartelli non è molto ben chiara. Noi stiamo continuamente seguendo la salita, siamo arrivati finalmente qua al bivio dove danno l'inizio del percorso dentro la caverna, alle mie spalle. Adesso proviamo. Sì, in effetti è un po' basso. Ma sali anche in galleria. Entriamo in un'altra postazione in caverna per due mitragliatrici. Sopra la banchina, per il posizionamento delle due armi, si aprono le feritoie che dominano la strada per Colico. Allora, il percorso potrebbe ancora continuare ad Anello fino a Dervio e poi lungo la strada asfaltata ancora fino al paese di partenza. Non abbiamo voglia di fare la statale, quindi ritorniamo da dove siamo saliti e poi seguirà un piccolo giro del borgo lungo il lago.